inviterei i nostri ospiti a rimanere, perché adesso vorremmo parlare dell'assemblea del CER. Per chi è interessato. Allora, non so. Io se... spero che siano tutti interessati, però. Allora, non ci porterà via molto tempo, però l'argomento è molto importante. Non so se Enzo vuoi cominciare tu, sì, con il CER, oppure se vogliamo dire due parole sul regolamento elettorale, così andiamo un po' nel vivo della procedura. E che ne so, dite, siete il moderatore. Allora, magari diamo per coloro che si allontanano dall'aula, io invito a un'iscrizione AGI, in modo che possano diventare soci di AGI e poter quindi vivere, no, la vita dell'associazione. Botteva, pure te. Sono andato in bagno. No, ci sono già andato. Siccome abbiamo finito il convegno, mi denudo. Sì. Allora, provo io a dire due parole. Il convegno che abbiamo appena tenuto è frutto del lavoro del CER. Noi chiamiamo CER quello che è il Consiglio Esecutivo Regionale dell'AGI. L'AGI è l'associazione alla quale apparteniamo, che prevede per statuto non solo un organismo centrale ma anche un organismo periferico ormai presente in quasi tutte quante le regioni italiane, che si chiama appunto CER. Il CER del Lazio si compone di 9 membri, molti dei quali sono presenti in questa sala, che sono un po' come lo yogurt in questo periodo, cioè sono in scadenza, quindi abbiamo una data stampigliata sulla nostra vaschetta che si avvicina. Non so esattamente, ma penso che la nostra scadenza sia con la primavera 2019, diciamo così. Ora, il regolamento elettorale che vi vorrei illustrare brevemente prevede che almeno 2 mesi prima della elezione del nuovo CER, che quindi dovrà avvenire per forza di cose, come dicevo prima, nella primavera del 2019, dovranno essere presentate le candidature dei futuri componenti di questo Consiglio Esecutivo Regionale. Ora, che cosa fa il Consiglio Esecutivo Regionale? Ho fatto l'esempio dell'evento di oggi per dire che questa è una delle nostre principali attività. Noi ci prefiggiamo di fare almeno un convegno al mese, diciamo esclusi i mesi estivi, in modo da completare con gli accrediti tutto il percorso formativo che obbligatoriamente gli avvocati devono ottenere durante l'anno per assolvere i deontologici. Ecco, anche quindi non solo formazione ma anche deontologia. Infatti prima con noi era il consigliere Galletti, che abbiamo pubblicamente ringraziato, che speriamo che possa essere con noi anche nel futuro, nel prosieguo. Questa è un'attività che sembra di poco conto, ma porta via tanto tempo, perché bisogna organizzare un calendario degli eventi, chiedere gli accrediti, trovare i relatori, prevedere che ci sia un certo programma e anche una certa coerenza nei temi che si vanno a sviluppare. Ci si confronta fra di noi, perché, e questo è anche uno dei temi elettorali che così introduco con l'esempio pratico, ci si confronta fra di noi perché alcuni propenderebbero per certi temi, altri propendono per altri. Prima abbiamo parlato in apertura di questo convegno che AGI ha 2 anime, no? L'anima dei lavoristi, non dire parolacce. Degli avvocati lavoristi che si occupano del lavoro e quella degli avvocati che invece si occupa dei lavoratori. Allora, noi abbiamo cercato sempre di valorizzare queste 2 anime, un po' perché non riusciamo a comporle, quindi è difficile avere una opinione unitaria, e un po' perché poi alla fine ci siamo resi conto che esprimere
due opinioni, come avete visto anche in questo dibattito, è un valore aggiunto rispetto al mondo in cui si cerca inutilmente di trovare un momento di sintesi. Ci sono i tutoraggi, ci sono le attività della scuola di formazione che vengono svolte in quest'aula e che vede attualmente Roma un po' indietro, perché Roma ha un numero di iscritti inferiore a quello di tante altre sedi, e noi vogliamo portare avanti questa seconda sede, ma abbiamo un numero di iscritti che, se vai a comparare con quello che è in altre sedi, non è allo stesso livello, è un po' più basso. Comunque adesso poi magari tu integrerai quello che dico io, ma non era tanto il tema degli iscritti, perché evidentemente questo noi possiamo farlo noi che già siamo abbastanza avanti negli anni, noi ci possiamo iscrivere un'altra volta. È che i membri del CER, fra le altre cose, devono anche presenziare alle lezioni, cercare di fare un po' di tutoraggio per cercare di rendere più stimolanti e più interessanti le lezioni che si tengono in videoconferenza fra le varie sedi. Ci sono tante altre attività che adesso non vi sto a dire e che quindi comportano un impegno non indifferente. Per esempio, a Bologna il giorno 26 di ottobre verrà presentato un nuovo sito. Il sito dell'AGI avrà una pagina dedicata alla sezione regionale, le cui chiavi saranno date a uno del CER, che dovrà fisicamente occuparsi di caricare sul sito tutti i materiali che magari attengono alla realtà locale, quindi non solo i convegni che vengono svolti, i materiali che vengono distribuiti durante i convegni, ma anche la giurisprudenza di merito del Tribunale, che voi sapete, siamo inondati da rassegne stampa sulle giurisprudenze di Cassazione, ma per quello che avviene a livello locale c'è ben poco. Ecco, AGI vorrebbe valorizzare questa esperienza e vorrebbe quindi fare sì che nelle pagine regionali dedicate a ogni sede locale appaiono quelle sentenze interessanti che bisognerà quindi preoccuparsi di raccogliere e di pubblicare, e vi assicuro che anche questa non è un'attività di poco conto, perché nel momento in cui poi, dopo tanti sforzi, ci verranno consegnate le chiavi della pagina regionale, non deve rimanere un muro bianco, ma deve essere qualcosa che evidentemente deve essere riempito, costruito e valorizzato. Quindi, per tornare alle elezioni, non manca molto tempo rispetto alla scadenza del termine di 60 giorni entro il quale, prima delle elezioni, bisogna presentare le candidature. Lo scopo di questa assemblea era quello di invitarvi a candidarvi per ricoprire, certo, dopo quello che vi ho detto forse non è molto realistico pensare che la gente possa dire vabbè, sono tanto contento di andare a fare il tutor, oppure sono tanto contento di contribuire al sito, però io ci provo lo stesso. Ma sto scherzando, si ha comunque una secondo me una preziosa opportunità per partecipare a un gruppo di persone che fino adesso ha portato avanti, e direi anche con una certa amicizia fra di loro e con una certa anche benevolenza da parte di tutti voi, e poi anche un certo successo, perché le iniziative che abbiamo fatto, a cominciare dal numero degli associati che è cresciuto particolarmente negli ultimi anni, ci dimostra che insomma la strada che abbiamo imboccato è quella giusta, ma è anche venuto per alcuni di noi il tempo di farsi da parte, perché non vogliamo monopolizzare, vogliamo anzi fare sì che ci siano altre persone che si facciano avanti e si candidino a questo ruolo. Per cui io lascerei la parola a tutti voi non so se Enzo vuole aggiungere qualche cosa, ma insomma direi che a questo punto siamo pronti per il dibattito. No, io due paroline le vorrei dire. Cioè, io proseguo sulla strada che ha tracciato in qualche modo Matteo, nel senso che svolgere l'attività che noi abbiamo svolto, io personalmente da tanti anni,
come presidente da 6 anni all'interno di AGI, è sicuramente un'attività molto faticosa, ma altrettanto totalmente di mancanza di redditività. Se uno pensa che stare nel CER significa che può avere delle opportunità, uno se lo deve solo che scordare. Però, scusate, qui mi ricordo una frase che forse Dante, no? Quando parlava di Ulisse, no? Fatti non fummo per vivere come bruti, ma per seguire virtù e conoscenza. Ma scusate, ma uno che deve fare? Solo e esclusivamente le cose che possono portare una redditività? Cioè, io poi ho un grave difetto, che dico esattamente quello che penso. Io sono amareggiato nel vedere che l'aula, contento prima perché era piena, amareggiato a vederla adesso che è semivuota. Perché non è vero che se ne sono andati soltanto quelli che non erano associati AGI, se ne sono andati anche altri che sono associati AGI. È una forma di disaffezione questa, per tutto che io, e qui lo sottolineo, e questa lo dico ancora con maggior dolore, si verifica quasi esclusivamente a Roma. È una cosa che è incredibile, noi non abbiamo paradossalmente un sistema quasi di appartenenza e questo mi addolora. È incredibile. E allora io dico, quando qualcuno ha detto, sì effettivamente, ma chi ce lo fa fare? Ma come chi ce lo fa fare? Che pensate, io quando vengo a fare un convegno non sto il sabato e domenica a studiare? Perché venire a dire una cretinata davanti a voi mi mortificherebbe. Ma a me chi me lo fa fare all'età che ho di starmene a casa a studiare quando potrei trovare tante altre soluzioni decisamente più ludiche? E allora perché uno lo fa? Perché forse deve fare contribuire nei confronti dei giovani. Ecco perché ho scritto il discorso sulla monocommittenza e sono stato grato che me l'hanno commissionato, perché uno deve tutelare i giovani. Qui abbiamo 2 professori, ma che lo fanno? Per quelle 4 lire che gli dà l'università? E allora tutti noi ci dobbiamo impegnare. Io questo credo che sia veramente quasi un dovere sociale che dovremmo fare. Ecco quindi l'esortazione è quella di presentarvi il più possibile in una competizione liberissima per cercare di essere eletti. Allora, sia chiaro, vengono eletti solo ed esclusivamente le persone che pigliano più voti. Chiaro questo concetto? Salvo naturalmente un limite, il fatto che bisogna garantire. Innanzitutto il limite delle 9 persone è inderogabile. Noi potevamo pure iniziare a farne 12 o ridurne a 6. No, abbiamo ritenuto che, come siamo sempre stati, nel numero di 9, e 9 devono rimanere. Nell'ambito di 9, 1/3 deve essere riservato al il genere meno rappresentato. Il che significa che se il genere meno rappresentato piglia un voto meno dell'ultimo che piglia più voti del genere rappresentato, entra la persona del genere non rappresentato. Però questo è l'unico limite. Dopodiché, come non so se dobbiamo dirlo perché lo dice lui, lo dico io, ci sono 2 modalità per candidarsi, o in via singola o tramite una lista. Noi la volta scorsa ci siamo presentati come lista, stiamo valutando se presentarci o meno come lista. Comunque noi facciamo un'esortazione a tutti voi, per coloro che si vogliono candidare, di presentarsi in lista. La lista ha solo un beneficio. Come ha detto Matteo, le famose 2 anime, e proseguiamo subito nel dire pro labore e pro datore. La lista garantisce che cosa? La possibilità che ci sia un numero paritario, 5 a 4, non proprio perfettamente paritario, di pro labore e pro datore. Chi si dovesse presentare in via singola, però, noi vorremmo chiedervi questa cortesia. Ci si deve qualificare. Se uno si qualifica come pro labore o pro datore. È facile per me scrivere pro datore, è facile per lui scrivere pro labore. Probabilmente per alcuni non è facile perché fanno tanto l'uno tanto l'altro. Per queste persone si chiede una scelta di campo, dove vogliono collocarsi. Perché poi dopo la fine, siccome la norma statutaria in questo non è proprio puntuale, però è una raccomandazione, e noi su questa raccomandazione invitiamo tutti voi quello di fare una giusta composizione, perché guardate, qui lo dico anche qui con estrema
Ecco, se vengo smentito dai componenti che sono tutti tranne uno presenti, noi principalmente siamo diventati amici. Inizialmente eravamo soltanto avversari in udienza, no? Io e Filippo, i due Filippi, insomma, ci rivedremo a Filippi. Infatti, insomma, la cosa è certa per non litigarci più. No, scusa, io intervengo su una cosa. No, intervengo su una cosa a questo proposito, così vi completo anche la, diciamo, l'illustrazione del regolamento elettorale. Noi stiamo per nominare un comitato elettorale che sarà quello che poi dovrà gestire tutto il processo. Al comitato dovranno pervenire le vostre candidature. Ovviamente nel comitato non ci sono candidati, no? Perché devono essere persone un po' al di sopra della competizione. Ecco, il comitato, fra le varie cose, proprio per garantire questo equilibrio, raccoglierà le candidature e le dividerà in due elenchi, dice il regolamento. Metterà da una parte l'elenco di quelli che si sono dichiarati come avvocati dei lavoratori e dall'altra parte l'elenco di quelli che sono dichiarati come avvocati pro datore di lavoro. Ecco, non è un elenco che porterà a un risultato tassativo come nel caso del genere meno rappresentato, cioè non ci sarà una previsione statutaria che garantirà questo equilibrio, però diciamo il comitato nell'illustrare e nel comunicare poi ai soci per le elezioni l'elenco dei candidati dirà: guarda che questo elenco si compone di Tizio, Caio e Sempronio che sono dichiarati da una parte e gli altri che sono dall'altra, in modo tale che poi anche chi vota sappia come ripartire il proprio voto in maniera tale da garantire questo equilibrio. In altre parole, noi abbiamo voti a disposizione che sono pari al numero dei componenti, si presuppone che con tutte queste raccomandazioni che stiamo facendo, anche al momento in cui questo voto viene esercitato, ci siano persone che votino in maniera ripartita. Automaticamente, se votano la lista, chi avrà composto la lista sarà preoccupato in anticipo di questo problema, diciamo così, e quindi avrà garantito nella lista stessa un certo equilibrio che è, come dire, strutturale e funzionale al nostro compito, alla nostra missione. No, poi volevo dire un'altra cosa, e non per sconfessare Matteo, e né per fare una pubblicità al CER uscente, che insomma poi alcuni si continueranno a candidarsi e auguro per loro di essere anche nuovamente eletti. Cioè, noi quando sia questo CER sia quello passato, che però insomma c'era l'avvocato Tartaglia e c'era l'altro Fabio Fonso, scusate, quando noi siamo intervenuti, noi avevamo una situazione in cui oggi nessuno sapeva chi fosse. I magistrati non sapevano proprio, dice Aggi, ma chi è Aggi? Avevamo nelle casse qualcosa come 1.000.000 lire, forse poco più, un po' di più, il tesoriere ce lo dice, non c'erano euro all'epoca, c'erano le lire. Era meno del 1.000.000 lire, erano 200.000 lire, una cosa del genere. C'era un numero di associati che non superavano i 25, una cosa del genere. Noi oggi abbiamo decuplicato il numero degli associati. Le nostre casse sono estremamente pingue perché abbiamo 50.000 e passa euro. No, 50.000 euro. 57.000 euro, che quindi è quasi uguali a 60. Questo è dovuto per una duplice situazione. La prima, perché ci sono stati chiaramente gli incassi delle vostre quote, e la seconda perché noi siamo stati virtuosissimi, perché ognuno di noi quando va a fare i convegni anche fuori si paga il biglietto. Noi non abbiamo speso nulla se non delle situazioni che potessero favorire Aggi. Noi abbiamo comprato le toghe, per esempio, poteva andare in corte d'appello con le toghe. Questi 57.000 euro non lo lasceremo però al CER entrante così, perché noi istituiremo delle borse di studio per la scuola di specializzazione, per cui anche qui con i vostri giovani, anche meno giovani, che volessero iscriversi al prossimo biennio che inizia a gennaio del 2019,
Insomma, i più meritori, forse due, se non addirittura tre borse di studio verranno istituite da oggi del Lazio. No, allora, non esiste nessunissima incompatibilità se non che non si possono presentare due persone dello stesso studio. Questa mi pare che ci sia, oh, la direttore generale. Ah, allora fino a due addirittura è possibile, cioè io potrei presentarmi insieme, qui c'è nessuno lo studio, se ne sono mai tutti, guardate, questa è una cosa vergognosa, adesso torno in studio mi incazzo un toro. Perché incompatibilità? Eh? Eh no, vabbè, questa è una cosa che è esattamente quello che ho detto all'inizio. Sì, no, allora, dice regolamento. Penso io sto giocando qui. Nelle liste non sono ammessi più di due candidati che siano soci della stessa associazione professionale o di società fra professionisti. Quindi soci, soci. Per cui voglio dire, non esiste. No. No. Ah no, vabbè, d'accordo, no, allora, vabbè, c'è l'incompatibilità all'interno, nel senso se io ricopro una, ecco, lui è direttore generale, ha fatto fino adesso parte come membro del CER e non c'è nessuna incompatibilità, adesso non so se Matteo si ricandiderà o meno, non lo voglio sapere, non voglio che lo dica adesso. Però insomma non c'è nessuna incompatibilità, nel caso per esempio facciamo l'ipotesi tu sei professoressa ordinaria, che non puoi essere candidata, certo che sì, sei titolare, perfetto, e va benissimo, anzi noi vorremmo cercare con gli altri centri studi, e anzi mi scuso perché l'altra sera volevo venire e non sono riuscito e ti chiedo scusa, ma anzi noi vorremmo proprio sinergicamente con le altre associazioni cercare di implementare in via comune quelli che sono gli indirizzi peculiari delle nostre associazioni, cioè aumentare il più possibile il numero degli iscritti, ma soprattutto la maggiore preparazione nell'ambito degli avvocati di quella che è la materia di lavoro, e quindi i vari corsi formativi, i vari convegni e quant'altro. Se da domani facciamo il convegno non solo come AGI, ma come AGI e Centro Studi Napoletano, ben venga, anzi non capisco perché fino adesso non l'abbiamo fatto, invece anzi è un'esortazione nel futuro di farlo, per cui è certo, ma poi anzi ma quello è fondamentale, quindi ben venga una cosa del genere, quindi nessuna incompatibilità. Io vorrei, come ha detto Matteo, bisogna lasciare 60 giorni dal momento in cui vengono espletate le elezioni dal momento in cui viene appunto indetta la competizione elettorale. Io vorrei fare le elezioni alla fine di febbraio. Il 31 febbraio, è certo, per un motivo molto semplice, noi il nostro CER va in scadenza a marzo, quindi non lo potremmo fare a marzo, perché io ho pensato entro il 28 febbraio? Molto semplice, perché possono esprimere il voto tutti coloro che sono in regola con i pagamenti, e siccome i pagamenti dell'anno si esauriscono il 28 febbraio, magari quella persona sciagurata, che però si è soltanto dimenticato di fare il pagamento, gli sarebbe pericoloso dare il voto. E allora io per aggirare questo strano lo faccio prima il 28, così quelli che chiaramente hanno pagato però la quota 2018, questo è evidente, perché i morosi no, allora quelli possono esprimere il voto. Questo però che significa? Che a ritroso io entro il 31 dicembre debbo indire le elezioni. Che cosa significa tutto questo? Noi lo faremo prima, che però entro il 31 dicembre chi si vuole candidare dovrà esprimere la propria indicazione di far parte dell'elettorato passivo, questo è chiaro, come ho detto prima. Come? Se in via singola, indicando la preferenza di quale parte appartiene, pro labore o pro datore. Se in via di lista, trovando
altre persone, possibilmente altre 8 persone, perché la lista dovrebbe essere completa di 9 persone, dove però lì sì, nella lista ci deve essere una forma di omogeneità tra prolabore e predatore, e nell'ambito della lista ci debbono essere almeno 3 rappresentanti del genere meno rappresentato. Sono stato chiaro? Ah sì, certo, la lista può essere anche meno di 9, fino a 9. Certo, io posso fare una lista di 3 persone, no? Una femminuccia, un datore, un prolabor. Guardate, veramente è una grossa esortazione che sto facendo, eh? Nel senso, candidatevi. Poi, uno viene eletto o non viene eletto, e quella fa parte della competizione. Poi, insomma, uno si deve mettere in gioco. Una cosa è certa. Guardate che fare parte del CER non pensate a nessun beneficio, eh? Ma veramente nessun beneficio. L'unica cosa che si deve lavorare. Si deve lavorare. Ecco, facciamo un po', poi vi dico un'ultima cosa io da un punto di vista organizzativo, però no, prima le domande, prego. Non vale la data? Ma devo fare una nuova comunicazione, perché quando noi diremo, adesso ci sarà una comunicazione ufficiale, che anzi ognuno di voi che è stato così dirigente di essere presente qui, che magari si faccia altrettanto parte dirigente, perché noi avvocati anche le mail non le leggiamo tutte, capito? È una cosa incredibile. Cioè, oggi ho telefonato a un mio carissimo amico, collega e associato, dico, ma vieni? Dice, ma io non so niente, dico, ma leggere le mail? No. Ah, scusa, non l'ho letta, però oggi c'ho da fare. Ma... lo vedo. No, io faccio la lista di 9 persone. Però se nella lista di 9 persone la nona piglia meno voti di uno che sta singolo fuori, vincono gli 8 della lista e quello che sta fuori. Esatto, cioè la lista è solo un discorso di preferenza, cioè nel senso di dire, chi si presenta in lista può dare soltanto la dimostrazione di che cosa? Primo, che ha valutato il discorso dei pro labur, pro datore e il genere meno rappresentato. Secondo, la lista è che probabilmente c'è una forma, tra virgolette, di comunanza di intenti e di programma, capito? Noi per esempio, non so chi di noi si presenterà, ma se coloro che si dovessero presentare, probabilmente, ma non è sicuro, si presenterà nella lista. Cioè il CER uscente, che oggi è composto di 9 persone, potrebbe, ma non è sicuro, presentarsi con una lista sempre di 9 persone, di cui 3, 5, 7, quello che è, sono appartenenti alla precedente composizione del CER. Okay. Però non è detto che loro debbano vincere. Vince le 6 persone che pigliano più voti e le altre 3 che pigliano più voti tra quelli del genere meno rappresentato. Okay. Sono stato chiaro? Sì. Ho ripetuto 50 volte, spero che sia. Spero che sia andata comunque. Ultimissima domanda. No. Liberi. Basta che tu sia sociaggio, evidentemente, no? Devi essere sociaggio, devi stare in regola, no, sociaggio è pacifico. Anche in, diciamo, e devi essere in regola con i pagamenti, vabbè, ma questo è chiaro. Cioè, perché i sociaggi sono per definizione anziani, perché devono aver maturato comunque una certa anzianità. Eh beh, certo, uno deve avere 8 anni di attività professionale. Vabbè, io sinceramente ne ho 38 di anni, ma c'ero 12 di attività professionale. Bene. Spero di... Ma sei sociaggi? Certo. Allora, basta, tu il bollino già ce l'hai. No, volevo fare delle domande generiche, non era una proposta di candidatura, erano domande per capire come funzionasse, tutto qua. Ci sono altre domande? Furio. No, Furio non la voglio, la domanda di Furio. No, non la voglio. No, tutte... A questo signore con i capelli... Ma che mo fa la domanda, Furio? È incredibile. Ma dillo al presidente. Ma che hai fatto io adesso? No, una domanda, una precisazione. Io sono sicuramente
forse il più vecchio dell'assemblea, ma non ha importanza, ma quello di maggiore anzianità, perché a suo tempo ho avuto il piacere, non dico il dovere, non dico l'onore per non essere enfatico, di partecipare quando insieme al gruppo milanese abbiamo costruito l'AGI con Pino Fontana, col collega Pirani che non c'è più, eccetera. Allora, volevo dire una cosa. Non è vero quello che dice, Enzo, che è un eccesso, lo sfido a due, che è un eccesso, che è un eccesso di realismo, ha detto nessun beneficio. Non è vero. Io non sono socio, non faccio parte dell'attuale CER, lo sono stato per una serie di motivi fino a quello precedente, e poi io non mi sono più candidato, anche perché ci vuole avvicendamenti, eccetera, né mi candiderò alla successivo, quindi sono neutro, ecco. Però voglio dire, non è detto, non è vero quello che dice Enzo, che non c'è stato nessun beneficio. Io vi posso dire che, oltre a quello che ha detto Enzo, che è vero, niente money né altri tipi di benefici, ma il beneficio è stato quello, e credo che non sia solo mio, ma un po' di tutti, che partecipando all'attività del CER ci siamo molto affinati nel parlare non solo di aspetti organizzativi, associativi, che alla fine sono un po' noiosi e sono delle sovrastrutture che però sono indispensabili, ma perché attraverso dialoghi, confronti fra l'altro proprio con i colleghi, diciamo di altro schieramento come i Filippi e altri, Gianna e altri, ci siamo veramente, a mio avviso, oltre dei rapporti personali che si sono instaurati, e vabbè, quelli si possono instaurare o non instaurare, ma ci siamo molto arricchiti dal punto di vista professionale. Quindi io vi dico, candidatevi, poi sarà quel che sarà, perché valgono i voti, però la partecipazione all'AGI e ai relativi organismi sicuramente dal punto di vista professionale, tanto più un'associazione che è un'associazione specialistica, e quindi in questo senso mi permetto di dire, senza offesa di nessuno, molto di più che non i consigli dell'ordine, le associazioni nazionali forensi, dove si parla soprattutto di problemi più ampi, ma proprio rispetto alla nostra attività, che siamo tutti laburisti, è una grossa forma di arricchimento. Ecco, quindi in questo senso ho dissento da Enzo, perché dice io ne ho tratti benefici, e ho l'impressione che comunque molti altri di noi che siamo stati nel tempo componenti del CER ne abbiamo tratto sotto questo aspetto. In realtà Furio Garzagli non ha dissentito da me, no, mi dispiace. Ma Furio Vertaglia non ha dissentito, ha soltanto affinato quello che io volevo dire, che è ben diverso. Faccio proprio l'avvocato, eh? Appunto, perché è chiaro che allora, quando io inizialmente ho detto abbiamo instaurato addirittura un rapporto di amicizia, ma ragazzi, ma l'amicizia è ancora qualcosa di più, perché c'è una comunanza poi anche, no, di interessi oltre che di affetti, quindi è chiaro che allora quello ha una fase accrescitiva. Io parlavo dal punto meramente, squisitamente prosaico, ecco, quello lo dovete scordare. Io adesso volevo fare una proposta, però per evitare i famosi blitz, perché qui nessuno, io vorrei una libera votazione, non che si dice per acclamazione, magari due persone soltanto alzano la mano, non va bene così. Io volevo già oggi cercare di individuare quello che viene il comitato elettorale, e facendo un piccolissimo una piccolissima indagine tra tutti i componenti del CER, noi avremmo individuato tre persone. Queste tre persone io ve le sottopongo. Voi mi dovete dire se siete d'accordo o non siete d'accordo. E anche qui, per una questione di correttezza, so che forse non dovrei farlo, mi piacerebbe che ogni singolo nome venisse votato e non tutti e tre, perché a me i colpi di mano non mi sono mai piaciuti, perché la prima cosa è la correttezza, perché solo con la correttezza si mantengono i rapporti. Allora, il comitato elettorale è importante perché? Perché è colui che prima deve ricevere tutte le nomine, no? E secondo deve vagliare sulla regolarità delle elezioni, e poi dopo dovrà indicare i vincitori. Allora, chi possono essere? Indicando questi tre nomi abbiamo già un dato, che questi tre nomi non si presenteranno
come candidate alla prossima nomina del CER, perché lì sì, c'è un'incompatibilità. Questi tre nomi sono no, in ordine alfabetico, no, stavo pensando in ordine alfabetico. Allora, primo, no, sono, scusate, sono stati nominati? No, non so, no, no, sono stati soltanto indicati. Che dato? Ho detto nominati? Beh, no, scusate. Allora, Fonso, chi è Fonso lo conoscete tutti quanti. Fonso ha fatto parte del precedente direttivo e di tutti i direttivi precedenti ancora, quindi una persona di grossa esperienza. Fabio, oltretutto, è colui che cura la scuola di alta specializzazione sezione romana e io penso che sia una delle persone più indicate. Fonso. Sempre in ordine alfabetico poi c'è Fusillo, costui. Avendo detto Fusillo, chiaramente traspare solo un dato, che Matteo, e questo ci dispiace enormemente, non si candiderà nelle prossime elezioni come possibile componente del CER. Quindi già da adesso esprimiamo a Matteo tutti quanti i nostri rallegramenti e la considerazione, perché lui ha operato veramente nella duplice veste di direttore generale dell'Associazione Nazionale e di membro del CER in maniera veramente esemplare e soprattutto ha lavorato tanto. Ultimo, ma solo in ordine alfabetico, è Furio Tartaglia. Furio Tartaglia, dov'è Furio? Ti fai nascosto. Anche lui non certo non ha bisogno di presentazione. Furio, fino al CER precedente e a tutti quelli precedenti, è sempre stato membro e se non sbaglio sei stato anche vicepresidente la volta scorsa, quindi è un'altra persona di estrema competenza, serietà come tutti gli altri e insomma disponibilità. Ora cominciamo. Per Fonso, chi è d'accordo mi può alzare la mano? Facciamo, scusate, alzo pure io perché io sono un adesso facciamo la controprova. Chi è contrario? Beh, mi pare che su Fabio non ci siano problemi. Fusillo. Non devo fare, non devo fare. Ritiro. Chi è contrario? E allora mi pare approvato. Furio. Tartaglia. Chi è contrario? Va bene. Allora, siccome c'è una pluralità, ci sono stati la totalità tranne due voti contrari, uno per Tartaglia e uno per Matteo Fusillo. Quindi penso che possiamo dire che almeno la nomina di quelli che sono, come si chiamano, i delegati, come i membri del comitato elettorale. I membri del comitato elettorale ci sono. Allora, grazie. Adesso scusate, dobbiamo individuare o un'email. Eccola, già pronta. Infatti state. Dicevo grazie, grazie, io manco penso noi che siamo avanti. Fanno, ma è una cosa vergognosa, no, per rispettare i tempi. Allora mi sono permesso di indicare la mia mail alla quale potete far pervenire le vostre candidature, poi ovviamente tutto questo sarà riportato anche sul sito, per cui non solo i presenti ma tutti quanti quelli che hanno interesse potranno vedere il riferimento del comitato elettorale e la mail alla quale mandare le candidature. Però se volete intanto prendervene nota e se avete già le idee chiare, prima ci muoviamo meglio è, perché il tempo non è poi tantissimo, perché come diceva Enzo prima, se a marzo il CER scade e quindi le elezioni si devono tenere il 28 febbraio, entro il 31 dicembre le liste devono essere fatte, perché poi non abbiamo più il tempo di farlo, va bene? Cerchiamo di farla entro il 20 dicembre. Ma possiamo. Mi raccomando, quando presentate le candidature dite anche da che parte state, a destra, a sinistra o al centro. Allegate anche la corsa. Grazie della vostra partecipazione. Buona serata.